via Meschir questa volta. 40-30. Mi ha visto il cartello di un tifoso di Baker. Go go boom boom. Ma questi cartelli i tifosi li fanno per essere inquadrati dalla televisione, come hanno imparato dagli americani. Gli americani poi, tra l'altro, quando c'è la CBS scrivono viva la CBS, e allora la CBS pronta lì e loro tengono la loro inquadratura. Di dritto Becker, furibondo, ed è 6 pari, tie break dunque. Il vantaggio di Becker è che se dice una parolaccia in tedesco l'arbitro Inc non lo capisce. È quello che ha detto ieri McEnroe nella conferenza stampa, ha detto, dice, anche Perko si imprecava continuamente, dice, ma lui imprecava in svedese e la gente pensa che lo svedese sia divertente. Tie break dunque, comincia a servire Becker. Becker to serve, quietly. Uno a zero, servizio vincente. 1-0, due servizi per Meschir. Ha sbagliato il più facile dei calci di rigore. È incredibile. Il calcio di rigore è molto più difficile. Oh, molto più. Ci vorrebbe un circoletto nero. È stato comunque premiato Becker perché ha ripreso una grandissima palla, guarda laggiù. Sì, sembrava già finito il punto, comunque. Vedi, non bisogna mai mollare. La volée di rovescio Meschir ed è 3-0 Becker. 3-0 Becker. È passaggio a vuoto di Gattone. I passaggi a vuoto nel tie break si pagano più cari, eh. Tie break è crudele. Esce il rovescio di Meschir. 4-0. 4-0, Becker. Un altro tie break interessante, lo hanno giocato oggi Wheaton e Crickstein. Wheaton conduceva 3-0, poi ha perso 5 punti consecutivi, è andato 5-3 avanti Crickstein e poi ha vinto Wheaton.
questa volta Becker grossolanamente ha proprio centrato la palla che è finita quasi fuori dal corridoio. 4-1 Becker, due servizi per Mesino. Gran difesa di Becker, eh? Ah sì. Gran punto. Four, two, Becker. 4-2 Becker, si cambia campo. Ancora un servizio dal Mechir. È stato quell'errore di Mechir di dritto che ha fatto la differenza in questo tie-break. Secondo punto. Sì. Quando Becir ha sbagliato a campo vuoto. Saremmo stati probabilmente 3-3 anziché 4-2. Eh beh, una bella differenza, eh? Eh sì. Cosa succede? C'è Becir che ha trovato un animaletto per terra e cerca di acchiapparlo. Eccolo lì. Non lo vuole ammazzare perché lui... Ah, guarda. Pensa a me che Rocco cosa gli avrebbe fatto quell'animaletto. Si prende invece un applauso dal pubblico. Chiede scusa a Becker. Ma dice che Mechir del resto ama molto la pesca, cerca di pescare i pesci, ma poi li ributta in acqua dopo che la pesca. Lo smash a segno. Four, three, Becker. Ora due servizi per Becker, che è avanti di un mini break. Becker è stato un po' disturbato quando ha sbagliato il primo servizio di pochissimo. Ecco lì che si arrabbia. È il vantaggio di poter imprecare in una lingua diversa da quella dell'arbitro, conosciuta dall'australiano Ing. Di Becker è più svantaggiato quando arbitra le sue partite Rudy Berger. Stavolta è a segno il servizio. 5-4. 5-4 Becker. Ora due servizi per Mechir. L'attacco di dritto è fuori, un po' largo. Qui si incoraggia solamente, Comet, che corrisponde un po' all'inglese come on, dai. Papai. E 6-5 Mechir, set point. Sempre più arrabbiato Becker. Mai visto tanto arrabbiato. Davvero,
Certo, tie break nel quale vinceva 4-0. 4-0 con ancora un servizio a disposizione. Eh sì. Qui bisogna di metterlo una bella prima Becker, eh? Io vedo male i miei 10 dollari. Mormorio, un po' di confusione, non aiuta la concentrazione. Continua a sfidare il dritto di Becker, Mecire, ma non gli conviene. Sei pari. Ancora un cambio di campo. Sai, Mecir gioca sul dritto di Becker perché il dritto di Becker è più pericoloso quando Becker lo tira da quell'altro angolo, no? Quando lui si sposta e lo gioca da sinistra. Sei pari, tie break, secondo set. Mecir ha appena avuto un set point, ha sbagliato di dritto. Tirato una prima palla di una potenza impressionante. Rete sulla seconda. Ma un po' troppo corta. E riesce a Mecir la risposta di rovescio. Un altro set point per Mecir, ma questa volta Mecir potrà giocarlo sul proprio servizio. Ma un po' di incoscienza, forse in Becker. Sta prendere a rete sulla seconda palla in un momento così importante. Contro uno che risponde così bene come il Mecir. Con il rovescio forza Mecir, sbaglia Becker, Mecir in vantaggio per 2-7-0. 6-4 il primo set, 7-6 il secondo. 8 punti a 6 sul senso del tie break. Cambia maglietta. Questo Open d'Australia sembra davvero maledetto per lui, che se ora ancora non ha perso, è indietro. Pensate, solo di 2 set. Dopo essere andato nei quarti di finale nell'84, quando non aveva ancora vinto Wimbledon, quindi era agli inizi della carriera. Poi nell'85 ha perso al secondo turno, ma era il suo primo incontro contro l'olandese Schaffer. Nell'87, cioè l'edizione successiva, perché nell'86 non si è giocato, è stato eliminato da Mazur negli ottavi di finale. Nell'88 non ha giocato e nell'89 ha perso da Svensson negli ottavi di finale. Questo è il, diciamo, il curriculum di Boris Becker nei campionati d'Australia. Comunque la partita non è ancora persa, un giocatore con le qualità agonistiche di Becker ha sempre la possibilità di recuperare, ma certo, 2 set di vantaggio a Mecir sono un handicap difficile. È riuscito una volta a recuperare 2 set contro Mecir Stefan Edberg in una famosa semifinale a Wimbledon. Comunque, vediamo un po' le statistiche del secondo set, sempre produzione Nicola Arzani. 8 punti vinti e 5 persi a rete da Becker nel secondo set, quindi è migliorato il suo rendimento a rete, ma è migliorato ancora di più quello di Mecir, che ha vinto 9 degli 11 punti giocati a rete. Becker ha servito il 50% di prime palle, Mecir invece è salito il 50%. Lo vedete come
percentuale di prima di sé. Becker sta gridando come un pazzo, pure è cominciato mica male questo set per lui, visto che Mekir ha commesso doppio fallo. È il primo doppio fallo di Mekir. Arriva in ritardo a giocare la volée di dritto Becker ed è 15 pari. Gioca da un'ora e 51 minuti. Sì. 30-15. Si sta giocando benissimo. Ha forzato Becker, ma ora lo rivediamo. Non è riuscito a sfondare. Forse Becker dovrebbe cercare di più di attaccare con delle palle più tagliate. Prende un po' troppo piene, un po' troppo in top spin. Questo sembrava davvero un ace. Just wide, ha detto Richard Lynch, appena fuori, confermando il giudizio del giudice di linea. Occhi arrotati di Becker, Mekir proprio ci monta sopra. Che Mekir? Lungo, colpo di Becker, Mekir tiene il servizio, conduce 1-0 nel terzo set ed è in vantaggio anche per 2-7-0. La tattica Chang. La banana. Sì, la banana. Becker ricorre alla tattica Chang per vedere di girare l'esito di una partita un po' compromessa, 2-7 di vantaggio ad un giocatore come Gattone Mekir. Ha torto, trascurato un po' da tutti in questo torneo. Certo è che Becker in vantaggio nel secondo set una volta per 5-2 e poi nel tie break per 4-0 e servizio, ha ragione di lamentarsi, che se la deve prendere solo con te stesso. Penso proprio di sì. Qua è proprio. Quindici zero.
Partito. 30-0. Il spettatore ha gridato go Baker, dice, I'm trying, dice, sto provando. È la stessa risposta che nella finale di Wimbledon del 1975, persa da Jimmy Connors contro Arthur Ashe, ha dato Connors in un modo un po' più colorito ad uno spettatore che lo incitava. I'm trying for Christ's sake. 40-0. Becker tiene a zero il servizio, piccola iniezione di fiducia, uno pari. Sbaglia di rovescio Mechir, 0-15. Riesce il tocco di rovescio al volo a Becker, 15 pari. Peraltro ha giocato un passante molto angolato Mechir. Punteggio. Uno pari, sì, terzo set. Nettamente fuori la risposta di Becker, 30-15. E questa volta il tocco a rete lo sbaglia Mechir. 30 pari. È difficile giocare di tocco su delle dei colpi di bazooka. Sì. In questo momento 2 ore esatte di gioco. Okay. 40-30. Appena fuori la risposta di Becker. Mechir questa volta ed è 40 pari. Mentre noi stiamo assistendo a questa partita, in questo momento John McEnroe è in volo verso Los Angeles con moglie, figli, babysitter e cameriera.
e con molta rabbia in corpo sicuramente. Sì, era venuto qui dalla fine di dicembre, subito dopo Natale, per preparare questo torneo. In due minuti di follia ha buttato tutto all'aria. Tanto chiude con il dritto Mechir. Advantage Mechir. Lo troveremo a Milano, McEnroe. Lui non giocherà in Coppa Davis la prossima settimana, gli Stati Uniti giocano con il Messico e quindi McEnroe aveva già chiesto da tempo al capitano della squadra americana Tom Gorman di essere esentato. Non ci sono poi nemmeno ottimi rapporti fra McEnroe e Gorman, non è che si amino molto. Vorrei sapere con chi ha buoni rapporti McEnroe, a parte Sergio Barnieri. Comunque a Milano giocherà anche Yannick Noah e Palmieri mi ha detto che ci sono delle trattative in corso anche con Miloslav Mechir. Vantaggio pari ancora. Per la terza wild card, nel caso che Mechir accettasse, sono in ballottaggio Ivanisevic, a cui l'ha promesso Cino Marchese. Che è un suo protetto. Un suo protetto. E Diego Narciso, che campa qualche diritto come italiano. Aveva attaccato benissimo, si era preparato il punto in modo splendido e poi sbaglia questo comodo per lui, tocco al volo di dritto. Ancora vantaggio Mechir. Lo rivediamo. Non era davvero difficile per lui. No. Mechir e Becker giocheranno in Coppa Davis, rispettivamente Becker, la Germania affronta l'Olanda in casa, quindi non ci dovrebbero essere problemi. La Cecoslovacchia gioca in casa contro la Svizzera di Jakob Lasek, che è nato in Cecoslovacchia ma si è trasferito in Svizzera quando aveva appena 3 anni. Tanto sbaglia Becker ed è 2-1 Mechir nel terzo set. Mechir conduce anche per 2-7-0. Ancora banana per Boris Becker. A volte si dice in gergo, quel giocatore non ha più banane, non si può più dire per Boris Becker. Però se vuole completare la tattica Chang deve uscire dal campo e poi deve bere anche molta acqua.